Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare dei divertenti inviti di compleanno fatti a mano. Per prima cosa, realizziamo la nostra busta, partendo da fogli da lucido come questi. Dobbiamo ritagliare dei quadrati di 15 cm per lato, quindi utilizzando un righello traccio la dimensione in modo da avere delle linee guida che mi serviranno proprio per il taglio. Seguendo le linee guida tracciate, ritagliamo tanti quadrati quante buste ci serviranno. A questo punto possiamo procedere alla creazione vera e propria delle buste. Per prima cosa pieghiamo verso il centro uno dei lati e poi pieghiamo l'altro in modo che si sovrappongano leggermente. Applichiamo la colla per far aderire i due lati sovrapposti. Ripieghiamo il fondo a circa 1,5 cm in questo modo. Dopodiché allarghiamo i due lembi ed aiutandoci con un bone folder o con un righello, ripieghiamoli come vedete. Procediamo poi a piegare ulteriormente uno dei due lembi in modo che vada a sovrapporsi sull'altro ed utilizzando la colla incolliamoli insieme per creare il fondo della nostra busta. Utilizzando il righello, allarghiamo ora il fondo e rendiamolo piatto. Prendiamo un perforatore a festone e ritagliamo la parte alta della nostra busta per decorarla ulteriormente. Ripieghiamo la parte alta a circa 2 cm ed utilizziamo un perforatore, io ho utilizzato un crocodile, per creare dei fori attraverso i quali faremo passare il nostro nastro per chiudere la busta. Passiamo ora alla decorazione. Io ho stampato su un cartoncino dei cupcakes decorati, che adesso andrò a colorare con i Copic Markers. Come vedete, ho scelto per la parte bassa del cupcakes delle tonalità di arancione, rosso e marrone, che vado a sovrapporre partendo dalla più chiara per arrivare alla più scura. Per la parte alta ho scelto delle tonalità di blu, che anche in questo caso vado a sovrapporre dalla più chiara alla più scura. Come ultima cosa, coloro con il rosso le lettere e la scritta. A questo punto procedo a ritagliare tutti i cupcakes che mi serviranno per decorare l'esterno delle mie buste. Su un foglio di carta ho stampato precedentemente le scritte che andranno sempre sull'esterno della mia busta, che procedo ora a ritagliare. Una volta ritagliate tutte le strisce, le dispongo sulla busta per valutare gli spazi. Dopodiché prendo un perforatore e ricavo un cerchio da un cartoncino colorato, in questo modo. Sistemo nuovamente tutti i dettagli sulla busta per individuarne la giusta collocazione. Procedo poi incollando il cupcake sul tondino in carta decorata. E a questo punto posso incollare anche tutti i dettagli per terminare la decorazione della busta. Inseriamo ora l'invito vero e proprio nella busta e procediamo a chiuderla inserendo il nastro nei fori che abbiamo precedentemente ricavato.
chiudiamo il nastro con un fiocco e ritagliamo la parte in eccesso. Ed ecco i nostri inviti pronti per essere consegnati. Se volete maggiori informazioni sui prodotti che ho utilizzato, potete consultare il mio blog. Il link sarà nella info box qui sotto. Anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, io sono Giuliana e lui è Daniele. Ben ritrovati nella nostra cucina. Oggi prepareremo insieme a voi un piatto tipico della cucina piemontese, i gnocchi al castelmagno.